Benvenuti alla 27esima edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco voi le principali notizie. Il 14 novembre 2009 è stato formalizzato presso la sede municipale di Argenta il progetto di filiera grano di qualità del Mezzano. Al progetto, che concorrerà per l'ammissione ad un contributo sul bando agricolo regionale di prossima chiusura, partecipano aziende sia agroindustriali, BA SPA ed Eredi dal Buono SAS, sia aziende agricole del territorio, che a questo scopo hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione di un'ATI, Associazione Temporanea d'Impresa. Capofila il Molino Sima, comparto industriale della cooperativa Giulio Bellini, di Argenta, uno dei maggiori produttori del Mezzano. Giovedì 12 novembre, alle 21, presso l'Aula Magna dell'ex chiesa di San Lorenzo del Centro Culturale Cappuccini, è stato presentato il nuovo dizionario del dialetto argentano, curato con oltre 10 anni di ricerche e di lavoro dagli argentani Giacomino Gherardi e Mirko Moretti. L'evento è stato patrocinato dal Comune e dalla Proloco di Argenta ed è stato coordinato da Maria Cristina Nascosi, scrittrice, critica e studiosa di linguistiche. L'iniziativa è riuscita, oltre le mie aspettative, gli autori sono detti soddisfatti, per cui l'iniziativa è stata, diciamo, un'iniziativa che ha dato l'importanza che doveva dare a questo lavoro. Ho visto l'interessamento, ho visto delle domande, sono soddisfatto, ho visto la partecipazione anche della dottoressa Nascosi che ci ha fatto molto piacere, contento. Il 25 novembre, dalle 9 alle 21, si è svolta presso l'ex convento dei Cappuccini di Argenta un'intera giornata dedicata alle generazioni internet e alle nuove forme di comunicazione multimediale. L'evento è stato promosso dalla provincia di Ferrara in collaborazione con il comune di Argenta e l'Università di Ferrara e con il contributo della regione Emilia-Romagna. La tecnologia è entrata massicciamente nella vita dei giovani, si è integrata perfettamente con le loro pratiche, non c'è attività la quale venga svolta dai giovani anche grazie al ricorso della tecnologia, tutto vissuto però in una maniera assolutamente naturale. Il 9 novembre alle 21 sul palco del Teatro dei Fluttuanti è andato in scena lo spettacolo di prosa dal titolo Un ispettore in casa Birling, portato in scena da Paolo Ferrari e Andrea Giordana. Onestamente è stata un'accoglienza, non è uno spettacolo facilissimo, quindi si vede che la gente l'ha accettato, l'ha seguito, è rimasta coinvolta, quindi direi che risultato migliore non potevamo sperare. Siamo tutti molto soddisfatti e insomma anche il riscontro con il pubblico nelle varie città è sempre abbastanza positivo. Molto. Diciamo che è la coscienza. La coscienza di chi sa che se si va a scavare ognuno ha qualche scheletro nell'armadio e oggi come oggi è più che mai di attualità. Il 20 novembre alle 18 presso il Bar Italia di Argenta si è tenuto un incontro con i responsabili della colletta alimentare locale e provinciale che hanno presentato questa iniziativa. La Fondazione Banco Alimentare è una onlus a carattere nazionale che si occupa della raccolta e della distribuzione da enti pubblici e privati delle eccedenze alimentari da affidare agli enti caritativi sparsi sul territorio che supportano un'attività assistenziale verso le persone più indigenti. La colletta alimentare nasce fondamentalmente dalla genialità di un prete e un imprenditore, nello specifico Don Luigi Giussani e il Cavalier Fossati, che 20 anni fa, parlando tra loro, capirono che bisogno c'era di aiutare le persone più povere nel semplice gesto di mangiare quotidianamente. Il 27 novembre alle 21 al Teatro dei Fluttuanti di Argenta è stato presentato lo spettacolo di prosa di William Shakespeare dal titolo Sogno di una notte di mezz'estate, portato in scena dalla compagnia teatrale Mami Mo, riscuotendo un grande successo di pubblico. Fiori, dolciumi, pupazzetti e 100 altre cianfrusaglie. Mi fai palpitare il cuore di Demetrio, io gli faccio gli occhi truci e lui mi corre dietro. Open Med Educational ha avviato un nuovo progetto dal titolo La storia sei tu, incentrato sulla raccolta di testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero di sovrimpressione 0532 85 28 97. Ascoltiamo ora l'intervento di uno dei nostri testimoni.
Io ho partecipato e ho visto, ho partecipato con la fantasia, quasi fosse una scena da teatro, a uno scontro fra aerei proprio sopra la valle di Campotto. Assistere a una battaglia aerea in questo modo sembrava quasi uno spettacolo a cui potesse partecipare solo qualche fortunato, cosa che a pensarci dietro fa rabbrividire, insomma, tanto eravamo abituati ormai alle scene. La morte non faceva quasi più paura. Eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!